Cavolo! Cos'hai addosso? Sei sicuro di essere nel posto giusto? Guarda questi due! Quando sei con tuo fratello puoi provare i filtri più divertenti di Instagram. Guarda, facciamo le stesse facce! Non siamo carini? E ora una foto per Instagram. Fai una faccia seria! Una delle cose più divertenti da fare è scambiarsi le facce. Wow, saresti davvero una bella ragazza! Che succederebbe se ci scambiassimo i corpi? Ma solo per un giorno, però. Un'ottima trama per un film. Ma meglio andare a letto. Buonanotte! Nel comodo lettuccio con un orsacchiotto. E una virile caverna per l'uomo. Questi due non hanno idea di cosa li attenda al mattino. La sorella è la prima a svegliarsi. Che finezza! Ma è davvero la sorella? Da dove arriva questa stupida maschera? E cos'è questa strana sensazione? Vado a lavarmi la faccia. Ah, perché sono nel corpo di mia sorella? E ho le tette? Piuttosto interessante. Ma nemmeno le tette mi fanno sentire meglio. Ora vediamo il dolce risveglio della sorella. Buongiorno a tutti! Oh, che ragazzo carino con il fiocco in testa! Aspetta, aspetta! Dove sono i miei capelli? I miei lunghi capelli! E questo? Cos'è? Oh no, non sono più io! Meno male che c'è mio fratello! Ehi, alzati! Perché sei così triste? Ehi, stai attenta con quel corpo! Non farlo cadere di nuovo in quel modo! Oh, incontrare se stessi! Non me lo aspettavo! Dai, alzati dal pavimento! Pensi che sarà per sempre? Non potrò più indossare un bel vestito da ballo! E non mi sposerò mai! Oh, togliti quella fascia per capelli! Ti sta schiacciando il cervello! Smetti di fare la drammatica! Qual è la situazione? Tu sei me e io sono te! Una ragazza in un ragazzo e un ragazzo in una ragazza! È tutto così confuso! Spero sia temporaneo! Niente da fare, spero che nessuno lo capisca! Andiamo nelle nostre stanze! Ehi, è la porta sbagliata! Ah, giusto! La stanza di mio fratello è ora la mia! Brrr. Dovremo vivere in un modo completamente diverso! Ma le vecchie abitudini sono dure a morire! Una borsa per il trucco e uno specchio! Rimettiamo in forma questo corpo! Può trattare il suo corpo in questo modo. Spegniamo le sopracciglia. Ehi! Che colore di smalto sceglierebbe mio fratello? Quante cose da fare oggi! Ed ecco il fratellone. Sembra in guai seri. Non riesce a capire come si chiuda. Meglio fare un rapido corso. È così semplice. Qui ci sono i ganci, qui le asole. I ragazzi creano problemi dal nulla. Beh, non è male per essere la prima volta. Ti sei truccato? Fammi vedere le unghie! Non osare tingermi le unghie! Ho la mia faccia! Il fratello porta via la borsa del trucco. Ne ha più bisogno lui. Sembra che gli manchi la sua vita passata. Psst, traslochiamo! Non lontano, solo qui accanto. Così va meglio. È così noioso essere un ragazzo. Beh, però ha la piastra per capelli. Le onde lisce sono sempre di moda. Ma il fratello ha un problema di bellezza. Cosa se ne fa della borsa del trucco? Oddio, che hai fatto ai miei capelli? Smetti di cambiare il mio aspetto. Ok, ma prima ti aiuto con il trucco. Ehi, mi fai solletico. Non credo gli piaccia molto. Sicuro che non mi caverai un occhio? Come fanno le ragazze a fare tutte queste cose? Disegnare le sopracciglia sulle sopracciglia? Sei serio? E adesso il profumo. Ecco che ci risiamo. Questo è un profumo da donna. È l'ora dello spuntino. Lo spuntino di un ragazzo è un panino grande come un palazzo. Chi se ne frega se lo mangia una creatura minuta? C'è un ragazzo che deve crescere nascosto all'interno. Ehi, sono a dieta, l'hai dimenticato? Ecco un bicchiere d'acqua e una colazione leggera. Mangerò io il tuo panino, perché sono un vero uomo. Oh, nutrirsi è davvero delizioso.
E niente Nutella, ragazzo! Tieni duro! Ecco un po' di lattuga! Ehi, oggi dovremmo allenarci! Che coppia all'avanguardia! Un ragazzo con un top e la ragazza con una enorme felpa con cappuccio. Indossano quello a cui sono abituati. Meglio cambiarsi. Bam! Così va meglio. Eccoci in palestra. Tutto sta andando bene, ma ci sono una maglietta e dei leggings nella borsa del fratello. E la sorella ha una tuta enorme e una felpa. Faremo il possibile. Andiamo negli spogliatoi. No, no, devi andare nel bagno delle donne, fratello. A volte è difficile per una ragazza inserirsi in palestra, specialmente con l'aspetto di un ragazzo. Corri, sorella, corri! È tutta una questione di espressioni facciali. Squat profondo. E altri esercizi di bellezza. Questa non è una palestra per uomini veri. Quali pesi dovrei scegliere? Oh no, sono troppo pesanti. Neanche questi. Oh, prendo questi, la mia taglia preferita. Non voglio essere super muscolosa. 1, 2, 3, 4. Continuiamo. E ora è il turno della sorella. Non si scherza. È una cosa seria questa. Prende un sacco di pesi. Non siamo venuti qui per giocare, vero? 1, 2, hashtag motivazione allenamento. Gli altri ragazzi in palestra saranno scioccati. Ecco come ci si allena davvero. Chi se ne frega se sono una ragazza? Bene, ora più esercizi di peso. E questi sono pesi davvero seri. Non un giocattolino con cui si diverte mia sorella. Però un sacco di pesi. Non per debolucci. Aspetta, sono nel corpo di una donna. Cosa fanno di solito le ragazze? Qualcosa del genere? Dopo un allenamento così intenso possiamo fare uno spuntino davanti alla TV. Oh, c'è anche la sorellina! Wow, che sguardo! Un turbante di asciugamani! Ti stai asciugando i tuoi tre peli! E una rivista! Sì, siamo a posto! Bene, bene, bene! Sorella, hai un messaggio! Ora iniziano i problemi! Perché ha un appuntamento con un ragazzo che ha conosciuto online! Impossibile! Devi andarci! Perché tu sei me adesso! Per favore, ti lavo la macchina! Ok, affare fatto! Farebbe qualsiasi cosa per sua sorella! Oh, è così sporca! Beh, è disgustoso, ma dovrò farlo. Metterò i guanti. Che fratello cattivo! Non fa niente senza una ricompensa. Vabbè, la macchina brillerà. Certo, fa uno strano effetto vederlo. Le ragazze che passano, beh, apprezzano. Postatelo su YouTube! Ed ecco l'ispettore che controlla! Guarda bene! Questo scambio di corpi ci fa impazzire! Lavala con cura! Vedo della sporcizia! È così difficile essere una ragazza in questo mondo! È ora di prepararsi per l'appuntamento! Oh no, fratellino caro! Il tuo look è troppo maschile! Meglio dare qualche lezione di stile! Cappellino da baseball, via, anche se è rosa. E via la giacca, scegli qualcosa di elegante e femminile. Hai un appuntamento. Camicia rosa e gonna nera sono perfette. E scarpe col tacco alto, ovviamente. Credo che l'altezza del tacco abbia terrorizzato il povero ragazzo. Come fai ad andare in giro con quelle? Potrei rompermi le gambe. Ci vorrà un po' di pratica. Perfetto, sei pronto! È giunto il momento. Il ragazzo apprezza la forte stretta di mano. Ma le sue maniere deludono. Wow, chi beve così? Ehi, non è bello scolarti il bicchiere.
Cavolo, la sorella non ha avuto il tempo di sistemare le maniere del fratello? Credo che il ragazzo sia sotto shock. Stare con una ragazza così al ristorante è come uscire con un amico al bar. Si comporta come un fratello. Molto sospettoso. Forse un brindisi risolverà il problema. Baciare un ragazzo? No, grazie! Beh, almeno posso portare via queste delizie, se il ragazzo sapesse con che idiota è stato all'appuntamento. Ma no, meglio non lo sappia. È bello essere a casa. È stata una giornata dura e molto strana. È bello avere una sorella che si prende cura di te e che prepara il tè caldo. Stanchi delle loro avventure, si addormentano sul divano del soggiorno. Il primo a svegliarsi è il fratello. Aspetta, quello non è il fratello, è la sorella! Evviva! Sveglia, la magia è sparita! Sono di nuovo io! E tu, sei tu! Ci siamo divertiti molto! Ora ridammi la mia fascia per capelli. Finalmente tutto è tornato alla normalità. Ti è piaciuto il nostro magico scambio? Qual è stata la situazione più divertente? Clicca su mi piace, iscriviti al canale e suona la campanella per non perdere gli esilaranti sketch di Trum Trum Select.